Unioni Civili ha battuto un'altra barriera. Maria Scardellato, sindaco leghista di Oderzo, non si è sottratta, come i suoi colleghi di partito, alla celebrazione dell'unione di una coppia omosessuale. Andrea Pasquale, titolare di un bed and breakfast il primo, parrucchiere il secondo. Niente obiezione di coscienza, come gli altri sindaci del Carroccio. Scardellato aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe ottemperato alla legge e così ha fatto, anche se lontano dagli occhi di telecamere e macchine fotografiche. Niente riprese, niente interviste, evidentemente ai vertici provinciali e regionali del partito la cosa non è andata giù. C'è un po' di scombussolamento anche nel partito per quanto riguarda, perché in alcune parti qua nel Veneto i sindaci sono contrari a celebrare i matrimoni, che poi unione civile non è solo tra coppie dello stesso sesso, unione civile va anche per le coppie eterosessuali. Sfatato un altro tabù, farsi sposare da un sindaco leghista non è da tutti. Ormai noi 11 anni che siamo insieme, pensiamo che ormai è arrivato il momento di avere gli stessi diritti che hanno tutte le coppie. L'eredità, se uno ha bisogno di un'assistenza in ospedale, per quanto riguarda la sanità, e siamo una coppia. Cosa che prima eravamo una coppia, però eravamo discriminati in alcuni casi, adesso invece no. E adesso tradizione vorrebbe di festeggiare con un viaggio. Non c'è tempo, forse più avanti. Non c'è né tempo né soldi.